Un'interessante iniziativa di sensibilizzazione alla sicurezza stradale ha coinvolto l'intera cittadinanza di Canosa di Puglia e non solo. Scopriamo di che si tratta con Don Vito Zinfollino, sacerdote della diocesi di Andria, appunto, e Francesco Ventola, consigliere regionale. Don Vito, qualche giorno fa si è tenuto a Canosa un evento sulla sicurezza stradale. Raccontiamo innanzitutto come è andato e quali sono stati i momenti salienti. Innanzitutto, è stato un momento molto bello perché abbiamo coinvolto la città, i giovani, a questo evento. L'abbiamo chiamato La cattiva strada. Chiaramente è un termine un po' ambiguo perché fa intendere tante altre cose. La cattiva strada, perché noi anche facciamo vedere qual è la meta di questa cattiva strada. Eh, certamente non è la vita, è la morte. Questa iniziativa nasce proprio dal desiderio di invogliare i giovani soprattutto a essere attenti nel momento in cui si mettono in macchina. Ultimamente ci sono stati nella nostra zona tanti incidenti e tanti ragazzi hanno perso la vita. Per cui è nata l'idea di eh, manifestare eh, questa, eh, con questa iniziativa eh, l'idea di portare avanti la cultura della vita. E come si porta avanti la cultura della vita? Facendo vedere loro realmente quelle che sono le immagini strazianti di un incidente. Sabato scorso oh, abbiamo avuto come eh, testimonial dell'evento Riccardo Scamarcio. Chiaramente il nome eh, non serviva per attirare semplicemente l'attenzione, ma perché l'abbiamo visto sensibile al problema della sicurezza stradale, in quanto anche lui ha perso un amico di, di 17 anni e da quel momento ecco, lui si fa anche promotore di queste iniziative a favore appunto, della sicurezza. L'idea nasce eh, anche dall'associazione Amici di Michele Giuseppe. Insieme con il laboratorio di Francesco e anche l'Associazione Aeronautica, due anni fa sono morti due giovani in un incidente stradale, l'anno scorso ancora uno, e ancora prima negli anni passati, altri giovani, altri uomini che tornavano da lavoro. Perché questa iniziativa? Perché vogliamo dire a tutti che non è possibile morire perché una distrazione, perché l'abuso di, 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 di alcol, oppure perché magari si vuole provare l'emozione di accelerare, oppure addirittura perché non si usa il casco. Noi vogliamo con questa iniziativa, e continueremo ancora a farlo, dire ai ragazzi, guardate che la vita è un dono e vale la pena viverla fino in fondo senza che noi siamo destini, destini di noi stessi cioè il destino non lo dobbiamo terminare noi lo dobbiamo lasciare a chi ci ha dato la vita Una serie di iniziative che si inseriscono nel progetto Catedromos eh, innanzitutto di che si tratta e poi qual è il senso di queste iniziative? Ma Catedromos è una bella... Scuola per i nostri ragazzi, in particolar modo, ma per tutti coloro che utilizzano i mezzi, sia auto, sia moto o quant'altro, cioè, è un modo di come poter far vedere attraverso le tragedie che si sono consumate per la strada come invece qual è il comportamento corretto, eh, che in maniera a volte può sembrare anche banale, può sinceramente salvarti la vita. Eh, il dottor Individi è stato molto bravo in questo, nel mettere su questo tipo di, di evento che eh, viene molto spesso eh, fatto vedere e comunicato attraverso il sistema scolastico, oh, noi abbiamo deciso di farlo a Canosa prima del procinto dell'estate e anche con la chiusura dell'anno scolastico, proprio per mettere in condizione i ragazzi di vedere a che cosa si rischia ogni volta che si va fuori. Questo significa affrontare, come si vuol dire, di petto determinate situazioni, perché far finta che un incidente possa non mai accadere a me ma accade sempre a qualcun altro e non mettere la cintura piuttosto che il casco, non importa perché tanto io sono bravo. Non succede e invece Catedromos dimostra come invece è fondamentale determinati atteggiamenti. Questo si è inserito in un contesto molto più ampio che vedrà a partire dalla città di Canosa di Pulle una campagna di sensibilizzazione perché ci sarà una fissione di manifesti di tabelloni che metteremo all'ingresso e all'uscita della città comunicativi che invitano la gente, seppur in maniera molto forte, ad avere un comportamento corretto. E una manifestazione che insieme ma ad altre già realizzate che si realizzeranno nei prossimi mesi con l'Associazione Amici di Michele e Giuseppe e il Laboratorio di Francesco è una testimonianza viva di come ognuno di noi nei ruoli che ricopre deve dimostrare innanzitutto di essere un bravo cittadino ma soprattutto mettersi a disposizione di chi magari queste cose non le affronti in maniera corretta.